benvenuti a coloro che ci stanno guardando e benvenuto al nostro ospite Alberto Manghel. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere con noi, Alberto Manghel, scrittore, saggista, traduttore, ex direttore della Biblioteca Nazionale di Buenos Aires, docente di letteratura inglese alla Columbia University, ed è qui con noi a Torino Spiritualità per parlare di respiro e letteratura. Anzi, più, per essere più precisi, del soffio ampio che muove la fantasia letteraria. Come mai abbiamo chiesto ad Alberto Manghel di aiutarci ad affrontare questa riflessione? Perché leggere un romanzo è proprio come fare una sorta di esperienza sensoriale di un altro mondo. È come vedere un mondo che prende consistenza davanti ai nostri occhi poco a poco, no? Proprio come quando vediamo il nostro respiro che si condensa all'aria fredda. E dal momento in cui il romanzo genera il suo mondo, è tutto una sorta di trattenere in fiato insieme ai personaggi e condividere i loro destini. Ecco, lei, Alberto Manghel, si è accompagnato ai destini di moltissimi personaggi. E alcuni di loro, quelli che lei più ha amato, li ha raccontati e riempiono le pagine del suo ultimo libro, Mostri Fantastici, edito da Vita e Pensiero. Ed è un libro che, entrandoci, si ha l'impressione di aggirarsi in una Wunderkammer. Sembra davvero una sala delle meraviglie, perché si è accolti da icone letterarie come il Conte Dracula, come Madame Bovary, come Faust, ma anche da personaggi, diciamo, più laterali, che però non sono meno intriganti. Penso al Ramponiere Quique, penso al nonno di Heidi, la mamma di Amleto, o Marilla Cuthbert, la zitella severa che si prenderà cura di Anna dei capelli rossi. Quindi emerge nel libro una confidenza sorprendente con questi personaggi e con le loro pagine. E lei scrive nell'introduzione che tra le ragioni del fascino che tutti questi mostri fantastici hanno esercitato e continuano a esercitare su di lei c'è la loro mutevolezza, dice Alberto Manghel, una mutevolezza che li porta oltre i confini delle loro copertine. Io vorrei partire da qui, vorrei chiederle di spiegarmi meglio questo concetto. Senz'altro, ma io vorrei prima tornare a quell'idea del suo festival del respiro, perché non solo il respiro è al cuore del romanzo, della finzione, ma anche del tutto testo, della parola. C'è la vecchia frase latina, scripta manent, verba volant, ma chi vuol dire che le parole, o uno dei sensi di questa frase, è che le parole solo prendono vita, vivono, quando sono pronunciate. Dunque è il respiro che dà vita alla parola, come il verbo ha dato vita al mondo secondo San Giovanni. Dunque quest'idea della parola associata al respiro è qualcosa che ogni lettore ha il senso di questo quando legge. Ricordiamo che non solo San Giovanni parla della parola all'inizio di tutto, ma anche il Corano, dove la prima parola è ikra, che vuol dire non solo legge, perché forse Maometto non sapeva leggere, ma recita. Dà il tuo respiro a queste parole che Dio ti metterà davanti e che diventeranno il testo sacro. In un piano molto più basso, quando io leggo Alicia nel Paese delle Meraviglie o il libro di Giobbe, qualsiasi finzione, sto dando vita a questi personaggi della pagina, ma che rispondono a me come la mia immagine.
quando si racconta il primo libro della Bibbia che Dio fa all'uomo a sua immagine, è questo che il lettore fa anche. Io leggo Alicia, Alicia diviene me, non solo Flaubert che dice, forse non lo ha detto, Madame Bovary sono io, ma io anche sono Madame Bovary, io anche sono il capitano Ahab o il capitano Nemo Pinocchio, per dire qualche delle mie incarnazioni finzionali. Quindi questo suo libro sostanzialmente è un'autobiografia molteplice. Giusto, sì, un'autobiografia. Ma è questo qualcosa che ogni lettore scopre rapidamente, un bambino che sta leggendo sa immediatamente che questo personaggio che portano altri nomi, infatti sono lui, sono quello che legge. Quindi in questo senso lei affermava che questi personaggi sono in grado di uscire dalla loro copertina perché si trasformano, mutano e assumono quindi la forma e il volto di chi hanno di fronte. Sì, continuano a farlo con un dono di immortalità che noi, il lettore, diamo alla letteratura. Senza noi la letteratura sarebbe morta. Ma è molto bello pensare che quindi la nostra immaginazione in qualche modo abbia il nostro stesso volto, perché si pensa all'immaginazione come una sorta di salto logico che ci porta molto al di là, e invece riscontrarsi nella propria capacità immaginifica è un atto intimo. Quello che dicono che leggere dei romanzi è una forma di scappare dal mondo, di uscire dai problemi quotidiani. Dicono delle bugie, perché ogni lettore sa che quando uno si addentra in il testo lo mette di fronte al mondo con tutta la sua complessità. Invece di chiudere le porte e dire stai a casa, stai bene, non preoccuparsi di quello che succede fuori, la letteratura apre le porte, apre le finestre per dire guarda fuori e ti darò le parole per nominare quello che tu vedi. Infatti una cosa che lei racconta spesso nei suoi libri è che finzione e realtà camminano insieme, tant'è che lei dice che attraverso la letteratura è riuscito a spiegarsi una serie di episodi, di aneddoti della sua vita personale, cioè la letteratura le ha fornito una chiave di interpretazione di sé. Sì, interpretazione, ma anche il semplice fatto di nominare quello che mi succede a me. Io ho esperienze quotidiane, come tutti, da bambino e adesso che sono un vecchio signore, ma come non sono Dante né Shakespeare, ho bisogno di queste parole per nominare la mia esperienza. E questa cosa l'ho scoperto quando era molto piccolo, cominciavo a leggere, e ho saputo cosa era l'amicizia, cosa era l'avventura, il viaggio, senza mai averlo fatto, sapendo che forse un giorno lo farò, ma che adesso nella pagina dei libri stava facendo quello che stava ancora in il futuro per me. Io so adesso cosa succederà alla mia morte, non sono ancora morto, ma ho le parole per nominare quello che succederà, grazie a Malraux, grazie a Tolstoi, grazie a
qualche scrittore che hanno parlato di questo in maniera convincente. Dunque, io sento che se non presto all'ultima pagina di rispondere con le parole che ho acquisto di questo scrittore. C'è un grande scrittore giornalista italiano, Tiziano Terzani, che diceva: io non ho paura di morire, mi dispiace solo che non potrò scriverne. Eh sì, ma lo hanno già scritto, grazie a Dante, per esempio, non ho bisogno di farlo io. È vero, basta, si può leggere La morte di Ivan Ilic e ci si fa un'idea approssimativa, perché la morte di qualcun altro, però realistica, di ciò a cui si va incontro. Sì, ma tutta esperienza è un'approssimazione. Anche quando leggiamo in un romanzo una scena qualsiasi, è un'approssimazione, perché la letteratura, la vera letteratura, è fatta d'ambiguità. Dunque non sappiamo esattamente cosa sente la Pia quando parla a Dante con quelle pochissime parole, ma è presente, è viva, e dunque da tanto secoli stiamo parlando di chi è la Pia, cosa ha fatto, cosa sente. Dunque torno a dire quello che ho detto prima, che il lettore dà l'immortalità alla Pia, molto di più che Dante. Senta, lei prima citava Alice nel Paese delle Meraviglie. Alice è anche uno dei personaggi che lei affronta in Mostri Fantastici. C'è un passaggio di Alice che a me diverte molto, che insomma, quando Alice trova la bottiglietta con scritto bevi, la beve e diventa piccola. A me ha sempre fatto pensare, non so se è un po' blasfemo questo accostamento, ma al prendi e leggi di Sant'Agostino, perché c'è la stessa forza trasformativa in questo messaggio. Bevimi e Alice si trova piccolina di corpo. Prendi e leggi e l'anima di Sant'Agostino si rivolta. E volevo domandarle allora, la parola scritta, che sia parola con la P maiuscola o con la P minuscola, può effettivamente cambiare un'intera vita? Cioè, a lei è accaduto? Può, ma non obbligatoriamente. Dipende interamente dal lettore. Sant'Agostino non ha voluto commettere un anacronismo per quello che non ha letto Alizia, e invece del baby ha sentito quelle parole dei ragazzi che giocavano con le leghe. Ma sarebbe lo stesso. Le parole che fanno in noi una eclosione di scoperta, una epifania, possono essere qualsiasi. Non è bisogno che sia la parola sacra, può essere una parola, ma per esempio per Primo Levi a Auschwitz, furono le parole di Dante, le parole che Ulisse dice ai suoi compagni, e che non sapeva né Dante né Ulisse che parlavano a Primo Levi. Questo è molto interessante. Ha anche a che fare col potere sovversivo della parola scritta. Lei citava Primo Levi nel campo ad Auschwitz. A me veniva in mente Tillerson, che si portò il libro d'oro di Rilke, e anche il libro d'oro fu per lei un modo per respirare in una realtà che era asfittica, dove ossigeno non ce n'era. E anche per questo potere sovversivo della parola, che è spesso il potere, la censura, che cerca di tacitarla. Cioè, attraverso la letteratura noi possiamo dare corpo a rivoluzioni solo sognate. Sì, ma ancora una volta, uno scrittore può scrivere le cose le più rivoluzionarie, le più straordinarie del mondo. Se non c'è un lettore per queste parole non esistono. E dunque è per quello che i governi non si interessano tanto per la lettura. Lo dicono che si interessano, ma non veramente. Quello che vogliono è un popolo stupido che non può leggere, perché così
popolo non impari a riflessionare, a questionare, a opporre un punto di vista altro a quello del governo. È per questa ragione che, per esempio, le dittature non persecutano, si dice. Perseguitano, sì. Sì, non so, i macellai, gli ingegneri, ma invece perseguitano gli scrittori e i lettori, quelli che si occupano della parola, perché la parola è e continua a essere l'strumento più pericoloso per abbattere il potere ingiusto. Come lo fa Don Chisciotte? Ma, però diciamo, amare tanto i libri significa in qualche misura che la vita non è sufficientemente ariosa da accogliere la nostra volontà e il nostro desiderio, o non necessariamente significa questo? No, 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 la vita è la vita e senza vita non ci sarebbe nella letteratura né gli scrittori né i lettori. No, quello che la letteratura aggiunge alla vita è la possibilità di nominarla. E la letteratura ci dà la possibilità di dire cosa è la vita. Sa che adesso lei mi ha fatto pensare a una solitudine troppo rumorosa, Graval, perché c'è questo personaggio, il protagonista, che è lì a Praga in un sottoscala, accanto alla sua pressa, continua a pressare, a fare cubi di questi libri che vanno al macero. A un certo punto lui dice: io ormai non so più quali pensieri ho pensato io e quali invece li ho letti. Per lei è un po' la stessa cosa, mi verrebbe a dire. Certo, io penso con citazione, non so se una parola è inventata da me o inventata da un altro, ma deve essere così perché il linguaggio è un mare in quale siamo tutti immersi. E dire che questo pezzo d'acqua è il mio e questo pezzo d'acqua è il tuo non ha nessun senso. È un mare in quale bagniamo tutti. E per quello che partaggiamo la letteratura come un campo di riflessione, di immaginazione, di sogni. Per sentirci umani, no? O come direbbe Dante, per transumanare. Senta, tornando ai mostri fantastici e a questi suoi amici, c'è uno di questi personaggi che lei ama, al quale vorrebbe poter regalare un diverso finale? Forse il Capelluccetto Rosso. Perché è il simbolo, l'emblema della disobbedienza civile. Quando la mamma gli dice di portare il vino a casa della nonna, sì, Capelluccetto Rosso sarebbe la ragazza obbediente che segue questo cammino diritto, va direttamente alla casa della nonna. Non ci sarebbe storia, non ci sarebbe una storia che vogliamo leggere, ma invece sì, la curiosità fa che Capelluccetto Rosso si interna in il bosco, trova il lupo e tutte le altre cose. Diviene un personaggio che va a cercare la sua propria esperienza. E questo è per me, è questo che imparo in questo personaggio, a cercare la mia propria esperienza attraverso le parole degli altri, dei grandi poeti, dei grandi scrittori, ma cercare la mia propria esperienza per rispondere alla terribile domanda che
chi fa l'auruga a Alicia, dimmi chi sei. E quindi come la facciamo finire Cappuccetto Rosso senza Vabbè, e intanto. lui, Cappuccetto Rosso diventa un personaggio rivoluzionario, forse si trasforma in la passionaria in Spagna o qualcuna di queste meravigliose donne del movimento MeToo. Senta. Ecco, le fiabe, no? Anche le storie per i bimbi. Volevo domandarle se l'amore per la letteratura lo si può trasmettere. Io mi ricordo che lei in Storia della letteratura sottolineava il fatto che, Storia della lettura, non Storia della letteratura, sottolineava il fatto che chi insegnava a leggere aveva due emblemi, uno era il libro e l'altro era la frusta. Questi per fortuna erano altri tempi, ma come si fa a far appassionare senza frusta alla letteratura? Io credo che non ci sia un metodo, un sistema, una formula per imparare l'amore della lettura. Imparare a leggere si può imparare, ma l'amore non è qualcosa che si può imparare. Si può seguire l'esempio della passione di qualcuno. Dunque, sì, lei ha un maestro, un professore, un padre che è un entusiasta della lettura. Forse c'è una contagione in questo aria pericoloso che respiriamo. Torniamo a quel tema del respiro. Sì, l'atmosfera che intorna un bambino è impregnata della passione di leggere, forse succederà, ma non è possibile trovare che qualcuno divenga amoroso di qualcun altro, sia un libro, sia una persona. Vediamo. Immaginare che sia possibile, non si può forzare. Wilde diceva che era una questione di temperamento. Invece sul tema dell'esempio mi ha fatto venire in mente. Io ho amato molto per tanti anni la letteratura di John Fante, e quindi quando il figlio di John Fante scrisse dei libri, io mi avventai anche sui libri del figlio. E in uno di questi libri lui racconta che da adulto poté rientrare finalmente nello studio del papà, che invece gli era stato sempre interdetto. E dietro alla scrivania, in una specie di teca, al centro c'erano le robe sacre, cioè c'era Sherwood Anderson, c'era Jack London, c'era Knut Hamsun, e lui, il figlio di Fante, racconta di aver preso il fame di Hamsun, di averlo aperto e di averci trovato dentro un foglietto piegato in cui John Fante aveva scritto centinaia di volte Knut Hamsun, Knut Hamsun, Knut Hamsun. E il figlio di Fante dice che è stato illuminante, perché anche lui, ignaro di questo, faceva le stesse cose. Dice: anch'io riempio pagine con i nomi e cognomi dei miei scrittori favoriti. Lei, da amante dei libri, ha dei rituali simili che sconfinano anche un po' nella follia, ma che sono forme di amore, di eros della pagina. Forse non veramente del rituale, ma io scrivo i miei libri, tutti i libri, che sia un esemplare squisito, molto costoso, o sia un paperback qualsiasi. Io penso che il dialogo con i libri è necessario, dunque, quando torno a un libro che ho letto fa molto tempo, è un piacere. Da volta una vergogna vedere cosa Sì. è che imbecille che ha detto questo. Ma questo credo che è l'unico rituale, perché io leggo dove mi trovo, sia in gabinetto, sia in treno, sia in letto, sono sempre a leggere. Recentemente è uscito un libro interessante di Calasso su come si mettono in ordine le proprie Sì, librerie. meraviglioso. Lei Sì,
Lei che ordine adotta? Cioè, l'ordine della sua libreria racconta in effetti quali sono i suoi amori più spiccati? La mia libreria, che adesso è sepolta in scatole, sperando il giorno della sua resurrezione, Circa 40.000 volumi, se sono tanti. mi ande. Ma quando stavano in la mia biblioteca, l'ordine che io avevo scelto è un ordine particolare che mi serveva a me per trovare i libri. Dunque, le sezioni principali erano quelle delle lingue originali dei libri. Dunque, una traduzione di Dostoevsky in italiano andava messa in la sezione di letteratura russa, e tutto genere confusi, poesia, saggio, lo stesso. Ma c'erano tante sezioni, questa regola. Dunque, avevo una sezione particolare per il libro di teologia, perché è un genere che mi fascina. Perché lo leggo come un branco della letteratura fantastica, mi pare una cosa meravigliosa, come un esercizio di logica. Sant'Agostino ha una sezione intera, Dante, Borges, cosa d'altro, qualche leggenda come il mito del giudeo errante, il mito del Don Giovanni, i libri. Tutte figure che lei ha inserito in mostri fantastici, soprattutto L'Ebreo errante, Don Giovanni, Sì, sono tutti. mi interessano molto come simbolo, no, non come simboli, sino come incarnazione di qualche caratteristica umana costante, no? Che si trasformano in la situazione politica attuale. Il giudeo errante, naturalmente, reflettato in i rifugiati, si trovano sia a Lampedusa, sia a Calais, sia nei campi siriani. Senta, abbiamo ricitato Sant'Agostino, che insomma è bello che abbia tutta un'intera sezione nella sua biblioteca. E prima, quando parlavamo del prendi e leggi, è bello perché poi Sant'Agostino dice: quindi aprì il libro e lessi in silenzio, dice, i primi versetti su cui posai gli occhi, in silenzio. Bello anche perché c'è un altro scritto di Sant'Agostino in cui lui osserva il vescovo Ambrogio e si stupisce del fatto che Ambrogio stia leggendo a fior di labbra nella sua mente, ma con le labbra che non si muovevano, no? Quindi questa lettura silenziosa. La lettura silenziosa mi sembra sia spesso un segno anche di intimità col proprio libro. Mi verrebbe da pensare che mostri fantastici ha una tale intimità con i propri personaggi che sia un libro da lettura silenziosa. Poi però nella dedica, lei lo dedica a due bimbe piccole, quindi diventa un libro da leggere ad alta voce. Sono due modalità di lettura molto diverse, secondo lei. Sì, è chiaro, perché ci sono tante tecniche delle letture, anche se diciamo letture silenziose, non è lo stesso di leggere un testo che sappiamo per cuore o un testo nuovo da scoprire. Leggere a voce alta non è lo stesso se stiamo in un teatro leggendo per un pubblico, se leggiamo a nostro amico, se leggiamo per fare scoprire un testo a qualcuno d'altro, o come quando io leggeva per Borges. Borges voleva una lettura senza interpretazione, leggere solo le parole. Dunque, è una lettura molto diversa. Ma questo perché voleva che gli arrivasse la forza del testo senza alcun Sì, avvedimento? perché per lui
chiedere a qualcuno di leggere un testo era Sì. una forma di andare a rivedere il testo che lui già conosceva. Dunque, non aveva interesse che qualcuno le facesse un commentario, soprattutto non un ragazzo di 15, 16 anni come era io, ma aveva bisogno di revisitare il testo, ma il testo proprio. E per quello voleva che io le leggesse senza fare una performance. Comprendo, quindi sì, era per lavorare più sul meccanismo, quindi svelare il meccanismo della scrittura. Senta, le faccio ancora una domanda. Non so se gira anche a Buenos Aires la storiella delle due caprette, cioè la storia delle due caprette, una sta mangiando una pellicola cinematografica, l'altra sta mangiando un volume, a un certo punto guarda la compagna e le dice: è molto meglio il libro. Siccome tra i personaggi che lei racconta in Mostri Fantastici ce ne sono molti che hanno avuto tra le mille incarnazioni, anche incarnazioni cinematografiche, penso a Dracula, beh, Marilla Cuthbert che citavamo prima, adesso c'è una bella serie su Anna dai capelli rossi, Superman, il mostro di Frankenstein. Le è capitato di trovare qualche volta un film che le facesse dire: beh, forse non è meglio del libro, ma insomma, quantomeno ci va alla pari? Forse sì, per esempio, vediamo la versione cinematografica del conformista, ma è sembrato molto meglio che il romanzo, che è un po' noioso per me. Sì, The Go-Between con Julie Christie. Una versione di un romanzo molto buono, ma la versione cinematografica è meravigliosa. Dunque, no, ci sono delle forme di espressione diverse, e quello che dicono: no, io solo voglio leggere il libro, non voglio andare a vedere i film, credono a una forma dell'archetipo platonico, no? Un ideale che sarebbe incarnato perfettamente nel testo scritto. E non è mai così, perché le storie si ripetono, e l'idea di originalità è qualcosa che è sorgito nel Novecento. Ma è una idea originale per Sofocle, per Omero, per Shakespeare. Non c'era questa nozione. Loro prendevano le storie conosciute e la facevano come un testo, come un poema, come un teatro. Non direbbero che la loro versione del film in teatro forse migliore o peggio che il testo scritto. Io ho un amore smodato per Moby Dick, che mi sembra un testo incontenibile, eppure il film di Houston di Gregory Script di Ray Bradbury. Esatto, cioè, insomma, Bradbury, dopo, insomma, chi scrive Fahrenheit 451 sa trattare un testo come fosse una cosa sacra. Meraviglioso, meraviglioso. Anzi, guardi, l'ultima domanda che le faccio è legata proprio a Fahrenheit 451, che insomma, mi viene in mente di chiederle questo: gli uomini liberi ci sono alla fine di Fahrenheit, cioè persone che mandano a memoria un romanzo per poterlo portare, porgere alle generazioni future e alimentare la loro immaginazione, il respiro della loro immaginazione. Se lei dovesse sceglierne uno tra i tanti, cosa manderebbe a memoria? I libri d'Alicia. Perché Perché lo immaginavo lei dal. mi ha detto, è la mia autobiografia, dunque per conoscere a me stesso meglio, porterei nella mia mente i libri d'Alicia. Alberto Manghelli, io la ringrazio moltissimo per essere. Ringrazio lei. È stato molto bello chiacchierare con lei e conoscere il suo punto di vista e davvero sì, insomma, provare a riflettere sul respiro grande, ampio, vasto dell'immaginazione letteraria.
Quindi grazie per aver contribuito a questa edizione. E preghiamo che l'aria che respiriamo sia un'aria migliore in il futuro prossimo. E speriamo di poterla avere anche fisicamente da noi, se tutto in futuro, se le cose, auguriamoci, miglioreranno. Inshallah. Inshallah. Grazie mille, arrivederci. Arrivederci.